Ecco naturalmente che chi è presidente di un carnevale deve comunque lavorare. È vero che il presidente deve lavorare, Luca? Sì. Assicura Luca di sì. Allora, presidente della Proloco di Subiano, Gianni Fanetti, nel trattore che porta il grande carro. E in questo caso abbiamo quale carro? Pinocchio. Bene, perché Pinocchio qualche volta dice le bugie, ma le bugie, Luca, non si dicono mica. No. Bravo. Però è uno dei carri che piace tantissimo ai bambini. Sì, è uno dei carri delle storie che piacciono ormai da una vita ai bambini, sì. Un 2018 di full immersion bellissimo, no? Credo con tanto successo per questo carnevale. Sì, grande successo, grazie al tempo, veramente sono state tre domeniche fantastiche con tanta gente, tanto divertimento, i bambini si stanno divertendo dai gonfiabili a tirare i coriandoli, le stelle filanti, montare nei nostri carri, tanto divertimento per tutti. Un'associazione che piano piano è fatta di nonni, anche perché prima erano i babbi e prima erano i bambini come Luca, ma che naturalmente ha voglia ancora di far divertire tanto i bambini. Sì, quando vado su ogni tanto ci penso, in quei trenini ci sono montato anch'io quando ero come lui, quindi sì, diciamo che ancora c'è Olinto e che ci dà, anche se diciamo non può fare tanto, ma ci dà una carica non da poco. È bellissimo, viva la fantasia, viva l'allegria, viva il carnevale, lo adoro. Che tu quando eri piccola ti ricordi? Oddio, i momenti più belli della mia vita, il carnevale per me è... Ma sarebbe carnevale tutto l'anno, forse meglio, guarda. Bene, allora conosciamo anche loro, come ti chiami? Siria, Alice, Carmen. Ragazzi, il carnevale com'è? Bello. Bellissimo. Il carnevale soprattutto dei ragazzi qui a Subiano. Però ci sono le prelibatezze in questo caso. Barbara, che cosa viene offerto sempre nel periodo di carnevale, soprattutto in queste tre giornate proprio del carnevale dei ragazzi Subiano? Le tipicità abbiamo detto, ma quali sono? Noi portiamo sempre i cenci e le ciambelle di patate tipiche di Faltona. E poi alle altre casine abbiamo le ciambelle, le frittelle di riso e le ciacce fritte. Perché hai tenuto a dire proprio, Barbara, le ciambelle con le patate di Faltona? Perché queste ciambelle sono una ricetta che ci ha portato l'Anna di Francesco, e gliel'hanno data a Faltona con le loro patate. Quindi tengono bene le patate, sì, diciamo? Sì, 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 sono molto buone. Bene, io adesso invece vado da un altro personaggio che è caratteristico, intanto di Anna in Anna, anche lei naturalmente c'è invecchiata in questo carnevale, ma quanti anni, quanti anni sono che fai le ciambelle, che fai i fiocchi? Non si sa. Bene, vale. Da sempre, perché c'è la passione di fare qualcosa per il proprio paese. E la Sandra in realtà... Esatto, la Sandra, pensate che non è una subianese. Tu da dove vieni, Sandra? Dall'Alto Casentino. Ecco, vieni da strada. Sì. Vieni da strada, però poi alla fine ha sposato un subianese che è Mariolino. 47 anni che sto a Subiano. E quindi sono 47 anni che ha sposato Mariolino. E allora, senti una cosa, visto che ha sposato Mariolino, questi cenci, queste chiacchiere, queste o questi sono fiocchi... tipiche del Casentino, Ah, sì. Qua giù le fanno differente. E tu come le fai? Io ci metto la farina, logico, le uova, zucchero, gli aranci spremuti, e lievito e burro. Loro si vorrebbero divertire, vorrebbero salire, però questo carnevale, attraverso l'immagine fotografica che tu da anni ormai porti avanti nel tuo lavoro, no, giornaliero, che cos'ha di bello? Sicuramente i colori. Cioè, quello che ti viene in mente nel carnevale sono la molteplicità dei colori, belli, vivaci, che esprimono comunque la voglia di divertirsi. E qui abbiamo un gruppo speciale, come ti chiami? Isotta, Viola, Ginevra, Anita, Elisa. E tu chi saresti? Un unicorno. E tu chi saresti? Maldi Descenda. E questo è un nonno capolonese acquisito, perché lui è narretino di quelli proprio del Saracino. Del Saracino. Del Saracino. Ma la popa ancora te la ricordi? La popa, la mia cavallina. La regalai al Parigi per 400 euro. Mi pagò la sella e il filetto. Parigi, te la ricordi la popa? E Paolo ci vinse la giostra. Bene, come ti chiami? Riccardo! Bravo! Riccardo Cuor di Leone, ma qui... Tittini!
Abbiamo saputo tutto! Scusate, da giornalista a giornale, ce deve andare per forza! Do poco nell'occhio così, no, un pochinino, leggermente. Penso di essere l'adulto, diciamo, l'unico adulto che si è proprio vestito, no? Forse il ma soprattutto perché il carnevale è di tutti, scusate. È vero, no, questa è una realtà. Io dicevo prima, sarà dal 94 che non mi rivestivo, però essendo, diciamo, una persona che lavora anche nelle discoteche, ho trovato l'occasione per, diciamo, risentirmi giovane, no? Una seconda giovinezza, un po' un tornare bambino. E allora ho detto oggi, ma perché, quale occasione migliore di andare al Carnevale di Subiano? E poi facciamo anche un po' di intrattenimento ora con i ragazzi, quindi metteremo un po' di musica. Il Carnevale è un po' di tutti, perché in fine in fondo siamo sempre un po' tutti ragazzi, no? L'importante è sentirsi giovani dentro. E quindi allora viva il Carnevale e viva Subiano. E viva anche te. E viva anche io, ovviamente. E chi sei? Sono Lorenzo, maestro della S di Crazy Dance, quindi vi aspetto anche tutti a ballare. Ci vediamo prestissimo. Crazy Dance, pazzi del ballo, vai! E scopriamo queste due belle bambine come si chiamano. Me lo dici come ti chiami? Laura e Aurora. E te? Laura. E te? Aurora. Lei l'aveva detta tutte e due, così almeno non si sbagliava. Però tu chi saresti vestita da principessa? Ariel. E tu chi saresti vestita da? La principessa. Ma io mi domando, ma la mamma, ti piaceva il carnevale o no? Sinceramente a me poco, ho iniziato a rivalutarlo adesso perché vedo loro felici. Scusa, ma qui c'è una sorpresa, È vero. Ma tu veramente te lo mangi sto popcorn? Tutto me lo mangio. Però quanto è bello passare una giornata al carnevale con un bimbo così. Vero, vero, vero. Quasi più noi che loro, perché loro ancora sono piccoli, ci si diverte più noi che loro. Ma quanti anni erano che non tornavi al carnevale se non fosse arrivato? Ma c'era il fratello, quindi era già 4 anni che rifrequentavo. Ero già riallenata. Qui quando si tratta di musica e di bambini c'è chi la sa lunga, è Laura Carnesciani con la sua scuola di danza. Senti Laura, ma questi bambini oggi è veramente una festa. È una bellissima festa, una festa di gioia, serenità, divertimento e anche danza, perché loro hanno voglia di ballare, di esprimere la propria gioia e felicità anche attraverso il loro corpo. Quindi evviva il carnevale di Subiano, Ma tu chi sei? Mary Poppins? Sì! Allora tutto va giù con una pillola? Oh, wow, fantastico! Ma eppure sei un bambinone con la barba bianca che però naturalmente porta gioia a tutti i bimbi. Quello è quello che penso di fare. Poi i bimbi, ma sai, si divertono delle maniere più inverosimili. Ma la bolla di sapone è sempre una magia che piace sempre? Sì, assolutamente. La bolla di sapone penso che non finirà mai, nel senso ci sarà sempre il fascino di questa sfera che si muove nell'aria e che se ne va e che ha una corta vita. Nella storia di Subiano c'è un nome e questo nome è il Dore. Ora, il Dore non è un ragazzino, come vedete, però ha ricevuto il regalo dalla Gianna un cappello. Un cappello, perché non posso spendere. Ma il Dore è uno dei più famosi pescatori di Subiano. Quello è vero. Lui si ricorda anche di questo carnevale, perché questo carnevale è nato tanti, tanti anni fa. Ma allora se faceva noi il carnevale, si tirava farina, de gran turco, de grano, si tirava ogni cosa. Ma eravate dei ragazzacci allora. No, ma sarà grandi già, sarà grandi. Ma sì, ma senti, ma voi che abitavate anche intorno al castello, il castello, il tempo del carnevale, com'era? Dal castello là noi ci andava a rubare le colombe la notte. E abbiamo qui la presidente dell'Istituto Palazzeschi di Subiano che ha partecipato in maniera sempre importante, come fa sempre, alle varie iniziative non soltanto della Proloco ma del paese. E in questo caso sono i disegni, no, che sono diventati importanti con i bambini. Sì, è vero, a noi ci piace molto collaborare con le associazioni del paese e i bambini sono stati entusiasti del fare queste mascherine e questi disegni. Non so se avete già visto, ma c'è Arlecchino con le manine dei bambini, ogni bambino ha fatto la propria manina e l'ha attaccata lì.
Oppure il leone, creato con i chicchi di Gran Turco, è stata una cosa veramente bellissima. Scusate, voi chi siete? Hermione. E tu chi sei? Harry Potter. E questa che cos'è? La mappa del malandrino. E questo che cos'è? È il vice. Ma allora qui c'è una magia che sta arrivando. E poi abbiamo anche le bacchette. Magiche? Sì. Tutto questo può succedere al carnevale di Subiano. Sei abituata con Spazio 3 ad avere tanti bambini intorno, anche gli adulti, perché fai corsi anche per adulti, però anche tanti bambini. Sì, e il carnevale che cosa significa per questi bambini? Beh, secondo me è un momento in cui possono liberarsi da tutti i pensieri della scuola e stare tranquilli. Scusa, ma tu da piccola andavi al carnevale oppure no? Sempre. Io sono nata in Sardegna. In Sardegna c'è la famosa maschera dei Mamuntone. Il carnevale è fondamentale. È storia. Sì. Qui invece siamo con i pirati. Uma. Allora siamo in mezzo a una favola. Sì. Ed è la favola? Discendent. È albanese. Ma voi ce l'avete in Albania il carnevale? Sì, sì. Sì, sì. 2018 si chiude così, con questo rogo di Reggio Condo, il carnevale di questa stagione. Un rogo che vuol significare anche prosperità per un territorio. In questo caso il territorio è quello di Subiano e abbiamo anche il sindaco di Subiano, Antonio De Bari. Sì, quest'anno è andata credo bene, c'è stato tantissime persone, tantissimi bambini. L'organizzazione mi sembra che è stata perfetta e è stata una bellissima festa. Ci lasciamo indietro questo carnevale, guardiamo il futuro e andiamo avanti. Veramente bello, perché è questo senso di comunità, di stare tutti insieme, di condividere questi momenti gioiosi che fanno veramente piacere a un sindaco del proprio paese. E allora un buon 2018 partendo da questo Reggio Condo che, come si dice sempre, dovrebbe propiziare questo nuovo anno, che lo faccia per Subiano. Just about.